Io credo che il discorso della sostenibilità sia una delle architravi su cui si deve fondare il futuro. Lo sviluppo futuro deve tenere conto necessariamente di questo elemento sostanziale. Ormai è una questione culturale che ha convinto innanzitutto tutti i nostri cittadini e di conseguenza tutte le istituzioni. Stiamo facendo un lavoro importante in Lombardia, sia con la costituzione di questo comitato permanente che consente di affrontare i problemi legati allo sviluppo sostenibile con tutti gli stakeholders, i quali possono apportare i loro contributi, i quali vanno nella direzione di trovare le soluzioni migliori. Quello che è certo è che il futuro della Lombardia, il futuro al quale noi dobbiamo guardare anche in questo momento di difficoltà determinato dalla pandemia, dovrà tenere conto necessariamente per lo sviluppo sostenibile, che tra le altre cose favorisce lo sviluppo. La sostenibilità non è un elemento che crea difficoltà, ma anzi è un elemento che agevola e migliora la qualità dello sviluppo. La progettualità di Regione Lombardia va già in questa direzione, lei ha sottolineato nel suo intervento prima. Assolutamente sì, abbiamo una serie di progettualità. Per parlare del recente passato, i 3,5 miliardi che abbiamo dedicato agli investimenti pubblici che devono favorire anche la ripresa dell'economia in Regione Lombardia vedono come uno degli obiettivi prioritari quello proprio della sostenibilità, del risparmio energetico, della tutela del territorio, tutti quegli elementi che costituiscono questo principio di sostenibilità. Ma anche per quanto riguarda le risorse che dovranno arrivare dall'Europa, dal cosiddetto Recovery Fund, noi abbiamo presentato un progetto che ha come punto cardine proprio quello dello sviluppo sostenibile. Si è aperto anche, devo dire, con interventi di grande livello. Abbiamo cominciato la riflessione dalla dimensione istituzionale, dai contributi che abbiamo voluto raccogliere per implementare la nostra strategia regionale di sviluppo sostenibile. Nella prima parte più istituzionale abbiamo ascoltato parole importanti dal Presidente Fontana, dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, dal Presidente del Consiglio regionale Fermi e dal Presidente dell'ANCI Lombardia Guerra. Tutti quanti profilando una prospettiva di sviluppo condivisa che vede nella sostenibilità la strada che dobbiamo insieme perseguire nel futuro e che dobbiamo perseguire con il contributo di tutti, con un percorso sussidiario dal basso, non calando dall'alto una strategia elaborata nelle torri d'avorio degli uffici pubblici, ma costruita con i protagonisti che devono metterla a terra e quindi le persone, le famiglie, le imprese, le associazioni. E nella seconda parte di questa mattinata abbiamo appunto ascoltato da parole di esponenti di ambiti diversi di azione in cui dobbiamo declinare questa strategia dall'economia circolare alla transizione energetica, alla tutela della biodiversità, quali sono contributi specifici che possono riempire di contenuti questo modello di sviluppo nuovo. In particolare voglio ringraziare tutti quelli che sono intervenuti e chi come Enrico Giovannini ci ha aiutato a collegare questo nostro lavoro con il lavoro che alla scala nazionale l'ASVI sta facendo per far sì che lo sviluppo sostenibile sia un percorso di tutti. Ma mi ha fatto piacere che proprio lui ha ricordato come la Lombardia sia la prima a mettere a tema attraverso questo forum una riflessione sistematica e voglia essere la locomotiva di questo processo. E questo è un po' il senso politico dell'iniziativa. Noi vogliamo che la Lombardia rimanga una regione eccellente e per questo sappiamo e vogliamo imboccare la via della sostenibilità. Tre cose che ciascuno di noi può fare nel suo quotidiano per lo sviluppo sostenibile. Beh, innanzitutto essere consapevoli che dobbiamo cambiare tutti i nostri comportamenti. Come sempre i comportamenti cambiano quando qualcuno capisce perché è importante cambiarli. Poi declinandolo concretamente dobbiamo muoverci personalmente nella via del risparmio energetico. Prima l'energia che davvero ha inquinamento zero e non costa nulla è quella che non consumiamo e quante cose possiamo fare nelle nostre case per abbassare il consumo energetico dell'energia elettrica, dell'energia termica, di quella che usiamo per spostarci.
E la seconda scelta concreta che possiamo mettere in campo è tutto quello che riduce l'impatto sull'ambiente, quindi che riduce l'inquinamento, che si traduce anche qui in comportamenti molto concreti, dalla fare bene la raccolta differenziata a ridurre lo spreco di acqua, a scegliere forme di mobilità più sostenibile. Questi sono esempi che riguardano la vita di tutti noi, ma ce ne sono poi tanti altri che riguardano a una scala più grande la vita delle imprese, delle istituzioni, sono quelli che stiamo portando avanti insieme. Oggi abbiamo ascoltato anche i preziosi contributi dell'esperienza di tante regioni europee che vogliono essere protagoniste insieme alla Lombardia di questo cambiamento. Sette minuti di intervento, però adesso la curva si sta abbastanza assistendo. Anche sta cosa, anche noi siamo magari nel primo del 27. Di crescita nel futuro. Ne siamo profondamente convinti, siamo qui a valle di un percorso che è cominciato all'inizio. Ho voluto fortemente organizzare questi tre giorni dedicati a uno dei temi più importanti per il nostro futuro. Io credo che noi in questo momento in cui stiamo affrontando questa terribile in qualche caso in anticipo degli obiettivi che l'Europa e che gli accordi internazionali ci avevano dato, quindi possiamo farcela, anche perché appunto, come diceva grazie anche da parte mia intanto al Presidente Fontana, all'Assessore Cattaneo, Regione Lombardia.